Salve, io sono Marco Mottura e forse vi ricorderete di me. Non sono solo, lo vedete subito, con me ci sono, c'è Simone che mi accompagnerà nel corso di tutta questa avventura. Ciao ragazzi, io sono Viking, full time streamer su Twitch, ma abbiamo un ospite molto importante, quindi taglio corto, andiamo al sodo. Andiamo subito al sodo. Michele, eccolo qua, non ha bisogno di presentazioni. Pronto. Addirittura, siamo arrivati a questo, non è vero. Sì. Ragazzi, abbiamo l'onore di avere Sabaku no Maiko oggi con noi e gli abbiamo preparato una sfida coi fiocchi. Quante volte Sabaku ha finito Elden Ring? Me l'ho perché chiesto si anch'io pensa... prima, fuori onda, perché ero curioso. Perché la classica domanda da fare, il videogioco verticale, la passione, il contenuto, 2.5. E allora, chat, vi do un compito. Se non sapete cos'è un enemy randomizer, questi sono i 2 minuti in cui potete cercare nell'altra tab del vostro browser per cercare di capire che cosa andrà a fare Michele. Fondamentalmente, tagliata corta, tutti i nemici che andrà a incontrare in Elden Ring saranno nemici casuali, compresi degli swap delle boss fight, quindi anche gli incontri più importanti saranno completamente ribaltati. Infatti, non a caso, mandiamo un saluto, ma non lo vedrà, a Saidonia, a cui abbiamo proibito di seguire questa live. Perché rischiamo appunto, sì, che ci siano dei grossi spoiler. Dopo aver parlato così bene di Elden Ring e di From Software, andiamo a distruggergli il gioco. Vai, corri. Andiamo a devastarglielo. Sì. Mike, 10 minuti prima di questa diretta, ha avuto tempo per scegliere una build. Gli ho dato la libertà di tenersi 140.000 rune e lui potrà portare le armi al massimo a più 12. O più 5 speciale. Qualcuno scrive: io betto su una falce e qualcun altro doppia spada di curva, sanguinamento e si vola su fondo. Sono bravi i miei ragazzi. Tono sarebbe quello di cercare di andare a fare le sfide principali, quelle sì, della main story. Quindi comincio a muovermi? Puoi muoverti, vai. Puoi muoverti, Michele, possiamo iniziare. Mi muovo tutto in nudo. Che cosa sto vedendo? No, perfetto, va bene. Ti posso dire che quello che stiamo per vedere, se ho capito cosa sta facendo, ma sei veramente tremendo. È lo standard. Lo standard. Facciamo così, meno tempra. Esatto, lo scopo è quello di preparare il personaggio. Oddio! Oh, eccola! Oh mio Dio! Cambia alcune cose a livello della logica di gioco. No. Cosa ci sarà al posto di Margit? Che è la prima domanda. Ovviamente può esserci anche Malenia, può esserci Malekith, eccetera, eccetera, ma non saranno difficili come Malenia e Margit. I danni e i punti vita sono proporzionali a quelli del boss originale. Okay. Ecco Michele che va a far salire le sue armi fino al limite consentito. Adesso ci divertiamo. Adesso ci divertiamo. Dobbiamo solo decidere come giocare con questi bambini. Che talismani vuoi mettere? Dipende anche da cosa ti trovi davanti, giustamente. No, non in questo caso. No, per la tua build. Ah, Loretta! Loretta! Fico! Loretta, cavaliere del Sacro Albero. Beh, onestamente è abbastanza impegnativa perché non è la sua versione fantasma, questa è la sua versione reale, quella che troveremo a guardia del Sacro Albero. Mamma mia, che danni. Ma parla Michele, come target. Distrutto il mio gioco, la mia sfida. Ma scusa, il Red Bull OP. Chiamiamo qui le persone per proporgli una sfida. Stato... Mike, dalla chat ti segnalano che hai una fiamma sbagliata. Oddio, ho messo quella della cura. Esatto. Grazie, chat. Lo segnala la chat. Ah, quindi può andare peggio di così per me? Molto peggio. Beh, c'è uno Yeti, dai. Tutto sommato per un gigante Yeti ce l'hai davanti. Ma dai, questo dai, è... Dai. No! Dai, no! Questo è interessante, no, dai. Guarda che bello! Ma è bellissimo! Vediamo, seconda boss fight. Orennala, regina del plenilune, attenzione, va bene. Va bene. Va bene, Mike, Gesù! Abbi pietà! Ecco. Qua 4 colpi letteralmente. Ma battuta, sono solo di livello 30, tipo, eh. Runa maggiore di Godric. Me lo ricordavo diverso da Godric, però d'accordo.
Ora sono pronto a vedere, visto il seed apparso, le aragoste diventare cani. Però guarda che questo vuol dire anche che non è che spariscano, vanno da qualche parte, però, spero che tu abbia capito. Ah, okay, giustamente. È uno scambio. Esatto. È uno scambio. È uno scambio. Quindi se non li stai beccando adesso, rischi di beccarli dopo. Tutti dopo, tutti insieme, io te lo dico. Vogliamo far vedere un'altra chicca ai ragazzi? Certo, per carità, assolutamente. Cosa... Ah sì, vabbè, a parte che lì ci sono 99 copie di ogni rimembranza. Lasciami stare, no! Chi è che ti ha distrutto, sciolto? Oddio! Oh! Qua dentro? In questo spazio? Sorpresa. Finalmente entra in gioco la randomizer. Io stavo per dire, adesso gli facciamo vedere una cosa carina. Sono stato disintegrato. Bellissima questa parte. No! Attenzione, lo bloccano. No. Io ci spero tanto. Mamma mia, che arrivi questo raggio della morte. Niente. Per no, più male. No, ma no, 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 no. Oh, adesso ci divertiamo. Questo è il Mimic. Quindi è letteralmente un mirror match. Ok, non è se stesso. Vediamo un po'. Mike sta venendo la meglio alla grande. Avvicinare. Però è molto bello che ci sia sta sfida, sicura! Ma non ce la fa! Bravissimo! Quella lacrima riflessa, però, ci ha fatto avere un brividino. Purtroppo Mike l'ha riconosciuta immediatamente. Grazie. Quindi si è lanciato... Mamma, lì ho fatto sul serio! Oh, attenzione! Il soldato draconide nella stanza minuscola di Rennala. Mike lo one shotta da dietro. Su. Vabbè, è una coloscopia praticamente, Michele, cioè non ho capito. Che succede? Fase 2? E che succede quello? Ah, non ne ho la più pallida idea, Mike, te lo dico. Succede qualcosa? Spirito ancestrale, bellissimo poi con questo sfondo. Sì, però sarebbe bello vederlo per più di 8 secondi. Sarebbe bello vedere ste boss fight per più di un secondo e mezzo, Michele. Funziona invece... questa build comunque. Beh, un pochino, un pochino. Decente. Regge botta, sì. Proverò con la a fare una delle due sorprese. Bravo, ho capito anche quale. Davvero? No, non lo so se è quella di cui abbiamo parlato prima. Non è quella? Cosa? No. Allora non so cosa vuoi fare. È un'altra sorpresa. Ti dicono dalla chat, quindi vuol dire che uno dei boss potrebbe essere la fase 1 di Rennala? No. Non credo. Ma secondo me no, Non lo so. No, non credo. Tra l'altro questo non è lo stesso. Svappato. Infatti non lo so. No, lo è so. Un altro. Okay. È Adula. E Adula sono 120.000 rune. Sciottatissimo. Mamma mia, distrutto. La lama della morte. Baffiamoci e facciamolo assolutamente. Abbiamo 40 minuti. Questo cade. I baffi Mike sono quasi finiti. Adula si avvicina. Eccola qui, ha preso aggro in questo momento. Non ti sta calcolando. E siamo già a 3000. Siamo a 3009. Ora non ne ho l'idea. È caduto? Tipo? Che è successo? È andato giù? Sì, è andato giù. No, è andato giù. Questa è l'animazione, tra virgolette, di crollo. Vabbè, è esploso. Allora, in teoria, quello che voglio fare è schivare una death box. La death box non sono i danni da caduta, sono letterali luoghi in cui il personaggio viene ucciso. Esatto. Se si schiva una death box e si cade in fondo prima di morire, si attiva la statua di Marika. Si auto-innesca Radahn, nonostante non dovrebbe. Ovviamente Radahn chiaramente in questo caso il suo sostituto è un trucco molto preciso. Ce l'hai fatta sicuramente perché c'è un cambio di inquadratura. Boss fight di Radahn, eccola qui, perfetto. Senza fare attivazione la quest. Ma è Rennala è veramente... Allora è veramente la prima fase di Rennala, ragazzi. Ma cosa? Guardale tutte attaccate bellissimo. Vicinissime. Wow, ok. Ragazzi, ovviamente come sempre la chat ha sempre ragione, un po' come il cliente. E continua a spawnarli. Perché giustamente c'è bisogno di loro. Ma ora c'è la fase 2, secondo te? No, non c'è la fase 2. No, è impossibile che ci sia la fase 2. L'avevi già trovata prima. Proviamo la kick. Questo è il momento del wrong warp. Semplicemente il caricamento dell'aria a cui dovresti arrivare utilizzando la forma di segno oscuro di Elden Ring non raggiunge le informazioni necessarie e si resetta nell'ambiente di salvataggio più vicino all'area in cui ti trovi. Visto che Elden Ring ci fa spesso dono di teletrasporti furbetti per darti un'anteprima di aree avanzate, a sud-ovest di Sepolcride c'è la Torre del Ritorno che ti fa vedere la Endel. Allora, il balestriere non c'è, però abbiamo un cannoniere comunque. Vediamo se va.
Vediamo se ti... Oh mamma mia! L'aragosta, la prima, finalmente una grande aragosta. Vista, nella, esatto. nella posizione, tra l'altro, del balestriere, quasi, quasi poetico. Ha sparato, ma spara a suo mancato. Modo. In cima a questa torre del ritorno c'è una chest per il teletrasporto. La sfrutteremo. Ammazza che RNG! Va bene, ti è andata... Benissimo, poteva esserci di tutto su queste scale. C'è stato benissimo. Il soldato. Non ho idea di cosa dirti, Mike. Io speravo veramente che ti succedesse di tutto, ma sta andando tutto bene. Quindi ha funzionato? Comunque, grande, Mike. First try. Ed eccoci qua. Capitale reale. Totalmente sbloccata. Vediamo un po' cosa capita al buon Michele. Che vediamo hype. Un po'. Allora, no, un'altra oretta. Ma cos'è? Ma vabbè. Ma poverina, però lei è uno spettro, non può subire sanguinamento. L'oretta due volte. Ma vedi te, con tutti i boss che ci sono nel gioco, se deve capitare due volte Rennala, due volte l'oretta. Ci sono 60 boss in questo gioco, cioè boh. Poverina Loretta. Se si corre tanto, potrebbe uscirci anche Rykard. Dai, spoiler. Vai. Attenzione. Qualcosa di sorprendente. Ma cosa? Come i campioni di FIA? Wow, ok. Ma come okay. Wow, sono degli sfigati incredibili. Roger ci prova, ma non... Mamma mia, un colpo e mezzo. Una volta ci aveva lasciato solo le gambe, adesso ci lascia la pellaccia. Meme! I don't know. Approved! E il triplo campione di FIA... Madonna, one shottato. Chiaramente devi sapere cosa stanno per fare, se no. Mamma mia, braccio. Mamma mia, Mike. Chiudiamo con Rykard. Va bene, va bene. Join the family together. Eccolo là. Oh fuck, non possiamo. Non puoi? È una randomizer. Allora, perché qui doveva esserci una Iron Maiden. Ma se l'Iron Maiden di questo posto ti cattura, ti può portare direttamente. Sono qua aggrappato da qualcosa. Non credo di poter uscire dalla Endel. Ho paura che qua ci sia la nebbia arancione della Guardia Draconica. Un'altra rimembranza veloce che avremmo potuto prendere. E tecnicamente, se c'è la nebbia, forse siamo ancora in tempo per prendere. È fare un long warp a Nokron e andare a sconfiggere la belva antica. Sì. Non credo me la faccia superare. Non posso. Statua c'è. Oh! Ci proviamo ad ammazzare, quindi, fondamentalmente. Certo però, ve lo dico, si fa prima la bestia che non Rykard adesso. Il Wrong Warp a Nokron ha anche la boss fight della lacrima appena arrivata. Un po' presto, forse, no? Questo stava... No, troppo presto. Non è andata. Ok, di nuovo, allora. Too early. Vediamo se è la volta buona. No, lo è. Va bene, ragazzi. Quella che è probabilmente l'ultima boss fight di oggi. Ma doppia, no? Dicevate, probabilmente. Adesso vediamo. Che cosa? Beh, scusami, Mike, ma è perfetto, perdonami. No! Perdonami, ma è perfetto così. Cioè, se deve essere l'ultima boss fight di oggi. Che finale! L'ultima boss fight di oggi è Elden Beast. Ma poi quanto ci sta bene qui? È bellissima, sì. Ci sta benissimo qui. Si è svegliato. Giustamente perché la lacrima... Normalmente si deve attivare, deve carburare, cioè quelle animazioni forzate all'inizio e lui le sta replicando, giustamente. Invece ci siamo, bello, non ha spazio per fare niente, cerca di muoversi, è bellissimo, vediamo un po'. Metà vita per la belva ancestrale, attenzione, ce l'avrai lo spazio per fuggire, ce l'hai a malapena, d'accordo, adoro. No, Elden Stars! Questo attacco è una lettera di odio di From Software rispetto a quelli che cercano di fare no hit. Perché questo attacco qui va più veloce. Va più veloce del giocatore, fondamentalmente. Quindi è difficilissimo da evitare. Pena, ce l'hai fatta. Pure! La sfiammata. Giustamente lui deve recuperare. Ho fatto bene a mettermi il talismano. Lui deve recuperare meno spazio di quello che deve recuperare in una solita arena. Quindi gli attacchi sono un po' più rapidi, come vedete. Le sequenze di attacco sono un po' più rapide. L'altra, e dai! GG, bravo! GG, Mike! GG, anche con la posa. Veramente meraviglioso.